Lettera aperta al CSM. Signori laici e togati del CSM, l'organo che deve tutelare l'indipendenza della magistratura e la sua fedeltà alla Costituzione. Molto di quello che è accaduto e accade è a mio avviso imputabile a disinformazione, qualche distorsione, ad una programmatica gestione del silenzio che solo consente di colpire individualmente, anche intellettuali, magistrati, persone di valore, che toccano quello che voi non potete non conoscere. Il mio pensiero corre a Carlo Palermo, Clementina Forleo, Luigi De Magistris, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e tanti che hanno osato andare o indicare oltre quello che comunque è a chiunque noto come il terzo livello. La vicenda che ormai nota tutto il paese, non è il caso di un magistrato stranito. Questo magistrato era additato, ad esempio, e parlano per lui pareri, storia, riconoscimenti collettivi e oggi anche alcune consulenze, non certo fatte per argomentare sul suo stato di salute, ma per lasciare traccia clamorosa nella storia di una vicenda che sta delegittimando il CSM dinanzi a tutto il paese. Come voi non sapete, o sapete, nel novembre 2008 depositai una denuncia su fatti gravi appresi che avvenivano nella Cecchignola, cittadella militare, a Roma. Non avevo allora né le categorie né i percorsi culturali che mi consentissero di inquadrare a fondo e non prevedevo reazioni violente, clandestine, organizzate. Neanche immaginavo che si potesse tentare di far passare per folle o disturbato una persona che adempiva ad un suo dovere civico preciso in perfetta coerenza con la sua deontologia ed etica professionale. Da innumerevoli dati, registrazioni audio, mail, sms, conoscenze dirette ed indirette, emergeva un quadro che lascio a voi giudicare. Una setta esoterica, a copertura satanica, esercitava tutte le attività note a chiunque non chiuda gli occhi. Vi partecipavano militari, ufficiali, alcune donne, ragazzini e un memoriale inequivoco è agli atti della quinta commissione del CSM. Se siete quello che la Costituzione vi affida, pretendete di leggerlo. Il quadro delle manovre utilizzate per tappare la bocca ad un magistrato per bene ha fatto poi emergere, prima ancora che potessi classificarla, una realtà che possiamo anche definire semplicemente agghiacciante. Non inverosimile, non incredibile, non velleitariamente indicata, ma certa, vera, poi man mano confermatasi. Signori, militari di un ordine, psichiatri deviati, pronti a coprire, magistrati intenti a delegittimare e oggi anche in particolare membri laici di elezione politica, hanno insieme coperto ciò che emerge inequivocabilmente. All'epoca fui sottoposto ad un vero e proprio sequestro di persone, illustrato oltre ogni dubbio nel memoriale. Uno psichiatra occultò la verità, organizzò il condizionamento di soli alcuni miei parenti e fu posta una presunta pietra tombale. Da allora ho raccolto prove, indizi, registrato condotte inaccettabili e avuto conferme dirette del tutto. Vi è un primario psichiatra che ha parlato di vicende affollate da persone pericolose, un altro da me scelto, dopo aver saputo quale storia avesse, che in camera caritatis, ma di fronte a testimoni, ha detto, parlato, indicato la sua scelta e strada a partire dagli anni Ottanta, e non sono io a parlare di illuminati, incappucciati, massoneria, progetto Monarch, di arruolamento di psichiatri, di una porzione delle forze dell'ordine e di una strategia occulta. Mi limito a riferire. Sono i fatti che parlano, ed ora insieme ai fatti decine di migliaia di persone che presto saranno centinaia di migliaia. Gli audio, che per una incredibile archiviazione consentivano solo di sentire una donna sola intenta ai lavori casalinghi, sono stati ormai sentiti da decine e decine di avvocati,
intellettuali, politici, psicologi e psichiatri, democratici e non deviati. Costituiscono la prima prova storica, verificabile, da me logicamente analizzata, prima ancora che sapessi di che si parlava. Una setta al lavoro, una donna soggiogata, scissa, usata, dei ragazzini coinvolti, ma anche un estendersi di quella realtà ad altri lidi. Napoli, Capo, Caserta, Milano, Genova, per conoscenze dirette, per riferite conoscenze. E il progetto, confessato, immaginificamente ricondotto ad un modello ideale di società romana, con i centurioni, la forma sostitutiva della religione moderna, il sesso come governo, dominio e ricatto, le sacerdotesse, gli strumenti antichi, moderni e scientifico-militari. Potrei allegarvi tonnellate di documenti, analisi e riscontri. Non lo farò. Vi dico solo che altro personaggio arruolato, ma piuttosto limitrofo, ha raccontato del grande progetto, della sua elaborazione, della sua sperimentazione, del suo estendersi a parte della società, piccole porzioni, sempre allargandosi, a vertici giudiziari, al mondo del controllo autoritario e violento tramite la psichiatria, al mondo della sola informazione ufficiale e cartacea. Un grave errore è stato commesso, sottovalutando risorse etiche, morali, intellettuali e instradando mediante la violenza esercitata un uomo, magistrato, cittadino, un cincinnato intento alla sua diligente e motivata attività professionale ed umana. Oggi mi guarda tutto il paese, perché anche chi fa finta di non sapere legge, compulsa, alcuni nervosamente. Di una gravità immensa. È poi stato purtroppo per il CSM, il provvedimento cautelare adottato nei miei confronti. Esso, redatto da un magistrato di cui avevo stima, inanella formalmente atti e valutazioni, tutti dimostrati, inconcludenti, artefatti, formalmente costruiti. Vi invito ancora una volta a leggere il solo memoriale che avete a vostra disposizione. Vi sarebbe un'altra montagna di documenti e dati, ma basta quello. Non uno dei giudizi adottati nel provvedimento del CSM attinge alla realtà profonda dei fatti. E tutto è stato dimostrato con dati. La vicenda nasce dallo shock di una rottura di rapporto. Rapporto mai rotto, intervento continuo per tutelare un bambino o una donna e prove, SMS mai, e così via. Leggete quel benedetto memoriale. Ma non voglio sprecare parole, argomenti, allegati, centinaia di SMS e mail, analisi di dati audio, riscontri culturali e scientifici. È vostro il compito. È compito vostro accertare la verità, difendere le istituzioni e la istituzione pensata per garantire la legalità costituzionale. Bene. Leggete, attingete alla montagna di informazioni che sono a portata di mera tastiera e ormai diventeranno anche carta, nonostante il pesante silenzio programmato. Ma la forza della verità esce fuori. Usate le vostre doti umane, professionali e l'unica consapevolezza politica che vi è oggi concessa dinanzi a un paese che vi guarda. Un progetto massonico nero, con un'idea dell'uomo materiale, ridotto a corpo e sesso, e una volontà trasversale di vertici, risulta oggi scoperchiata. E non v'è possibilità di immaginare
che la consapevolezza sia relegata a un mondo di bravi ragazzi, poveri intellettuali, marginali, cosiddetti complottisti. Non c'è più un complottismo, c'è un'analisi storica, ci sono dati, ci sono intellettuali, magistrati, avvocati, professionisti, psicologi per bene, psichiatri democratici che hanno ascoltato, che sanno, che parlano, che comunicano. E c'è un progetto democratico che nasce. I soli documenti, denunce di terzi, anche queste depositate, dimostrano peraltro quanto arrogante e violento sia stato il tentativo di frenare un percorso che porta ad una verità storica e politica, democraticamente condivisa. Questo percorso però non è arbitrario, è infarcito di fatti, analisi, approfondito mediante il medesimo processo logico, induttivo, concreto, che fa di me il magistrato che so di essere e che tutti sanno che io sono. Falsificate anche popperianamente qualunque dato, esercitate il vostro sereno diritto di critica, ma invitate il relatore della pratica in quinta commissione ed al CSM a dar conto delle sue innumerevoli omissioni, dell'aver inanellato formalmente atti, dati e documenti tutti destrutturati e dimostrati come non aderenti alla realtà. E chiedetegli perché non abbia dato conto della opposta, dimostrata, inequivoca ricostruzione. Mentre voi assolverete al vostro ruolo, il Paese viene informato, formato, reso consapevole. E per la prima volta un percorso unitario riporta al centro del futuro di uomini e donne valori etici, il valore della persona, una concezione dell'uomo integrale, rispettosa dell'identità dell'essere umano e del principio di uguaglianza formale e sostanziale. A chiunque di voi verrà consegnato tutto il materiale documentale, digitale, cognitivo necessario e da tutti potrà dare qualunque spiegazione. Il perito da voi nominato e un consulente da me scelto per farlo uscire allo scoperto si apprestano a dare spunti, indicazioni che sono note come pista psichiatrica. In rete vi sono le relazioni che dimostrano la natura e la finalità di questo inane tentativo. Magistrati e laici del CSM, non vi consegnate al giudizio della storia nell'era decadente della democrazia segnata da oscure manovre e poteri forti. Ribellatevi a un ruolo ed un destino di delegittimazione che nulla hanno a che fare con la nostra Costituzione, con le regole e con i valori della reale, vera democrazia. Qualunque cosa accada, sono consapevole della onestà intellettuale e professionale della stragrande maggioranza dei magistrati italiani. Non traditeli, non tradite un paese che ha bisogno di pulizia, sereno rigore, valori, alternative costruite democraticamente. Questo appello a lettera aperta, documento, è stato redatto di getto. Non richiede elaborazione, correzioni, limature. Parla al cuore, al corpo, all'anima, al cervello della istituzione di cui faccio parte, ma parla a tutto il paese. Vi invito a prenderne atto.